Salve a tutti. Allora, oggi cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere io come piallo. Una l'ho piallata. Vabbè, adesso ve la faccio vedere. Come piallo questi qua con una punta da muro, che qua è acciaio, adesso non mi ricordo come lo chiamano. È un acciaio che non, anche se lo passo sulle pietre non si muove per niente. La punta da muro c'è un nome strano, non mi viene in mente. Comunque questo è un metallo che è buono per addrizzare queste pietre che vanno nei trapani. Allora, io cosa ho fatto? Io ho costruito, questo era un vecchio Black & Decker che non funzionava, diciamo, le batterie non duravano niente, queste ormai non erano più buone. Andare a cambiare batterie, ma poi sono sempre quelle che non erano a litio, un'ora per caricare, un'ora, due, tre ore per caricarli, 20 minuti, 10 minuti per usarli. Quindi ho smontato. Che cosa ho fatto in questo abitatore? Gli ho tolto i cosi, gli ho tolto gli ingranaggi e il motore l'ho collegato diretto al mandrino, così tutta la velocità che ha il motore me lo trasmette al mandrino, senza la riduzione. Diciamo che gli ingranaggi riducono e aumentano la potenza. A me non mi serve potenza qua, a qui mi serve velocità, molta, ma molta velocità. Quindi che cosa ho fatto? Il motore, gli ho tolto gli ingranaggi, gli ho collegato un tubo, gli ho fatto un collegamento tra il chiodo del motore e l'attacco del mandrino, e quindi il motore è diretto. Poi che cosa gli ho fatto? Gli ho messo uno spinotto, l'ho tagliato, che tanto non mi serviva, non devo mettere batterie. Gli ho creato un supporto, vedete che c'è il supporto, gli ho fatto anche una chiavetta, questo sapete perché? Gli ho fatto dei fori, adesso non so dove sono quella chiavetta, adesso non mi ricordo che serve. No, allora questo era per un altro, l'ho messa qui però era per un altro. Quindi adesso è fissato e questo mi è diventato da avvitatore che non funziona più, che era da buttare, mi è diventato una pialla, un tornio, un tornio per, cioè con questi faccio anche, non so se c'ho qualcosa, faccio anche queste cose qua. Faccio anche questi, vedete? Tavole squadrate, un pochettino li tondeggio con la sega e poi ci pensa lui a farle perfette. Con cosa lo alimento? Io lo alimento con una batteria d'auto. Adesso la batteria ce l'ho sotto il tavolo, non vado a prendere la farmela. E la batteria il 12 volt mi arriva qua. Io qua cosa devo fare? Collego questo e quindi io questo vecchio avvitatore lo sto alimentando con una batteria d'auto. Avete capito? Adesso mi sta andando con una batteria d'auto. Ed è questo. Cosa faccio? Vedete questa punta? Punta. Sì, è una punta. Una pietra punta. Vedete che è tutta piena di solchi. Vedete che brutta, tutta macinata. Non le ho fatte. Ci vuole un po' di tempo. Però quando mi serve la faccio, tipo mi serviva una, questa era tutta tremenda e l'ho fatta perfetta. Adesso vi faccio vedere come faccio, basta che faccio una, si possono fare qualsiasi di questi. Questi quando sono così cosa dovete fare? O li usate che con questi scavi non funziona, o si buttano e si comprano nuove, oppure si devono usare. La punta l'ha persa, non vale niente sta cosa così, non riesco a fare niente. Però se la piallo con la punta da muro, questa ritorna funzionante, bene funzionante. E adesso vi faccio vedere come la piallo. Adesso vi faccio un primo piano, fa un po' di rumore, però io vi faccio vedere il fai da te qua, attrezzi. Fa un po' di rumore, però io mi sono costruito questo, che io mi appoggio la punta e me la tengo, avete capito? Stringiamo, che magari che sto parlando e magari la faccio partire e me la salta in aria sta cosa qua. Dov'è qua che si stringe?
prima stringiamoci questa cosa, facciamo le cose come si devono. Ah, questo era per un'altra cosa, quella chiavetta era per un'altra cosa, adesso non mi ricordo più a che serviva. Me la stringo. Vabbè, guardate, guardate com'è, vedete com'è, la vedete che è tutta brutta con i solchi. Vedete, una volta che gli faccio, gli do la piallatura con la punta da muro, come diventa. Allora cominciamo, fa un po' di rumore perché avete capito, questo avvitatore non è più un avvitatore normale, il motore è diretto, avete capito, ho tolto gli ingranaggi e tutta la velocità del motore va sul mandrino, quindi questo va velocissimo, sto coso fa più rumore degli avvitatori normali. Questo non è normale, è modificato. Adesso vediamo come riesco a posizionarvi e adesso cominciamo a piallare. Meglio se si inverte, se si inverte avete capito, uno la pialla meglio. Adesso invertiamo e provo e gli do un colpo dall'altra parte, così riesco a piallarla, la faccio più pulita. Diciamo che se uno c'ha un trapano 220 è meglio ancora, io con l'abitatore c'ho il limite di potenza, però ci riesco lo stesso, però con un 220 si lavora ancora meglio, però il 220 dovete costruirgli un coso che deve stare da solo. Se gli fate il supporto, adesso mi cade tutto, le cose tonde è un casino, se gli fate un supporto, un bel trapano 220, una punta, comunque la punta non si rovina per niente, perché no, è un metallo molto forte, io piallo quella pietra e la punta non la tocco per niente, e poi non me ne frega niente, pure che la toccavo, che me ne frega, che quanto costano queste cose, cioè il lavoro che mi fa ha più valore di quello che metti che rovino la punta, ma non neanche la rovino. Allora andiamo avanti e cerchiamo di piallare sta pietra. Un po' da una parte e un po' dall'altra. Una cosa buona, sapete qual è? una cosa importante, mettersi uno straccio, la punta tenerla con uno straccio, perché avete capito? Si scalda e bruciate. La cosa migliore qual è? Si prende uno straccio e si avvolge la punta e si tiene con lo straccio, perché una volta che questa qui fa l'attrito, no, sulla punta, questa qua vi bruciate le mani. Quindi io adesso mi metto lo straccio e non mi brucio più. E riesco, avete capito? E riesco a farla senza bruciarmi. Alla fine questo è un tornio per punti. Per punti. Punte smeriglio, non so come si chiamano, pietre smeriglio. Uno deve andare avanti e indietro, se questa punta la tengo ferma, allora è la punta che mi fa lo scavo, se io la muovo invece pialla, se la tengo ferma fa lo scavo. E
poi devo cercare a guardare come la pietra, a vedere dove ne ha bisogno, dove ha bisogno io, avanti e indietro in quel punto lì, per addrizzare il solco. Proprio vi posso dire, la pietra diventa perfetta, avete capito? Io sto dando è un tornio qua, che io questa punta, oltre che la faccio la riaggiusto, la faccio perfetta, perché avete capito? Questo è un tornio che sto usando, e quella mi diventa perfetta. Allora, gli diamo un altro colpo dall'altra parte ed è pronto. Adesso vediamo su, no, dall'altra parte. Brucia sta punta, perché la sto tenendo proprio sul metallo. Un altro colpo di qua e la punta è pronta, è nuova adesso, e poi ve la faccio vedere. C'è il problema, questa la punta, sapete che forse che cosa è meglio? Che uno prende un cartone, se la nastra, gli fa un po' di giri di cartone e lascia proprio un pezzettino davanti, se la nastra, e la tiene sempre così, e questa qui diventa un uso tornio. Adesso lo sto facendo con lo straccio, però lo straccio non è comodo, magari poi gli metterò gli stringerò un cartone e poi nastrato, e rimane sempre così, e io mi piallo le punti. Questa qui la uso per fare quel lavoro lì, che poi ce ne sono tanti anche di questa misura, una basta, le altre che servono. Gli diamo un altro colpicino e la pietra è nuova. La controlliamo. Vuole un pochettino in punta, un'aggiustatina in punta e basta, è finita. Pronta, finita. Avete visto? Ricordatevi come ve l'ho fatta vedere prima di piallarla. Ve la ricordate com'era prima di piallarla? Avete visto che cosa ho fatto qua? Avete visto cosa? Vabbè, la metto in un abitatore. La mettiamo in un abitatore. Vabbè, un abitatore. E no, così ve la faccio, ve la giro un po'. Perché quello va molto veloce. Ve la faccio vedere. Questo è un abitatore. Ve la faccio vedere più lentamente. Che cosa ho fatto io con quella punta? Metto la mano. Devo tenere dove non gira. Vedete io cosa ho fatto di quella punta? Giriamola dall'altra parte. Avete visto? Che quella punta piena di solchi che era da buttare, avete capito? Se non ha questa bella forma qua conica, non si può utilizzare, e ne ho altre. Vedete come si combinano, tutte brutte, però vedete la piallata, quella piallata è quella che è stata usata, però non l'ho piallata. Cioè, piano piano me li piallo tutte, me li riaggiusto, vedete qua che questa qui come si è combinata, vedete questa, vedete quelle usate e che si sono rovinate, e la piallata, cioè, vedete che differenza c'è.
Quindi tutte queste pietrine, anche pietre grosse, pietre smeriglio, mole, frassibili che c'hanno, avete capito? I frassibili che c'ha la pietra, il disco smeriglio, uno con questa qui, però ve lo ripeto, ci vuole una deve rimanere solamente questo cosino davanti. Se voi vedete la punta, quello che taglia è questo archetto qua, che gli hanno infilato un acciaio più forte. Se vedete, non si è toccato per niente, una fesseria, proprio quasi niente. Avete capito? Quindi, usando questo metallo qua, si può fare questo lavoro. Avete visto? Con questo, vabbè, prendo una brutta, diciamo, con questo, da questo o questo diventa questo. Avete capito? Quindi, cioè, consiglio un buon trapano a 220, perché quello è limitato e questo è anche meno potente. Immaginate voi, se avete un buon trapano 220, gli fate la struttura, vedete? Gli fate la struttura che lui riesce a stare così, gli infilate le pietre smeriglio, vi costruite qualcosa che sta ferma la punta da muro. La punta ci vuole un cartoncino stretto e poi innastrato, così uno lo tiene e il calore non va sulle mani. Avete capito? Quando un po' di passatine e avete capito? Questi qua, queste cose brutte, vedete? Queste cose consumate diventano una punta, sempre punta, dico, una pietra, vabbè, sempre è punta, diventa una pietra smeriglio nuova. Questi sono da buttare, diciamo, si fa fatica a usare queste cose. Queste si usa benissimo. E non solo, uno ha ripreso la grana pure, perché anche queste le ho usate sul legno, si è consumato il legno e si è attaccato sulla pietra, quindi questa qui neanche smeriglia più, avete capito? Questa è tornata nuova. Quindi, oltre, anche se le pietre smeriglio non sono rovinate, però avete toccato il legno, qualcosa, si è incollato qualcosa. Si può usare anche per pulizia, per pulirle, avete capito? Questi sono proprio da aggiustare. Però voglio dire, tipo questa, la punta la devo aggiustare, giusto? Se vedete, la punta la devo aggiustare con questo. Però qui lo devo pulire, perché non mi lavora più, perché non è più grana smeriglio, è il legno che si è incollato, e quindi non mi smeriglia più, non mi lavora più in questo giro qua, questo giro nero qua. Questo non lavora più. Allora io la devo pulire con questa punta qua. E vabbè, e quindi avete capito. Avete capito come? Vabbè, io ho usato questo con un trapano. Ci vuole qualcosa che la gira. Ci vuole una cosa che la gira. Trapano, abitatore, quello che avete. Ci vuole un qua. Vedete come l'ho fatto questo? Un qualcosa che lo solleva. Lo solleva. Diciamo, lo deve sollevare, vabbè, la infilo così, lo deve sollevare, vi dovete sollevare con la punta all'altezza, più o meno all'altezza di dove, perché se io ce l'ho in mano come faccio, non ce la faccio a stare, perché così me lo tiene fermo, e uno non deve mai, non vi dovete mai fermare, se no fate il solco con questo, come gira, fare così, e poi andare di più dove c'è il solco, a pareggiare, avete capito? È tutto qua. Quindi avete capito, questa puntata è come piallare le punti smeriglio da trapano, chiamiamole punti, pietre smeriglio, il suo nome è pietre smeriglio, tipo questa, guardate com'è tremenda, questa la devo aggiustare. Quindi, e come vi stavo dicendo, questa parte qua si è attaccata il legno, quindi non tanto lavora, qua si è attaccato il legno pure. Io cosa faccio? Aggiusto i solchi, più pulisco i due punti che perde la pressione, no? Perché sulla pressione c'è altra roba, che
che non fa più da abrasivo, avete capito? E va bene, quindi questa puntata è dedicata a piallare ponti, a piallare pietre smeriglio. Vabbè, ve lo finisco il video, chiudo il video facendovi vedere una punta consumata, punta consumata, punta piallata. Se vi volete scrivere, io vi faccio, ne so uno più del diavolo, vi insegno un sacco di cose. Chissà lo sa, chissà poco aggiunge qualcosa che gli faccio vedere io. Chi non sa per niente impara completamente. Un saluto a tutti, alla prossima.